L'approvazione della delibera comunale che fa proprie le due petizioni dell'associazione Save Gran Sasso sulla riperimetrazione delle zone SIC, siti di interesse comunitario e ZPS, zone di protezione speciale del Gran Sasso, è solo uno dei punti chiave del programma dell'amministrazione Biondi per lo sviluppo della montagna. Critiche respinte quelle degli ambientalisti, perché Biondi chiarisce: anche noi vogliamo uno sviluppo che non mini la bellezza di Campo Imperatore, ma uno strumento necessario appunto per far vivere appieno la montagna sia d'inverno che d'estate. Ora la palla passa alla Regione Abruzzo. Beh, intanto noi rispondiamo a una petizione che è stata firmata da più di 11.000 aquilani e quindi diamo piena attuazione al principio della partecipazione. Dopodiché noi, il Comune dell'Aquila, l'amministrazione funge soltanto da stimolo, perché il disegno dei SIC dipende dalla Regione Abruzzo. Noi dobbiamo fare qualche passo indietro. Questo disegno dei SIC fu fatto in maniera grossolana e anche, secondo me, con degli errori amministrativi evidenti, tanto che la disegnazione di questi SIC comprende zone antropizzate e lascia fuori invece delle zone che sono state dichiarate di alta qualità ambientale da Carta Natura. È evidente che non è stato fatto uno studio approfondito. Il nostro intento e quello che chiediamo alla Regione è quello di conciliare le esigenze della salvaguardia dell'ambiente, che sono sacrosante. Nessuno di noi vorrebbe vedere il Gran Sasso cementificato o stravolto, assolutamente, anzi puntiamo che siano conservate le zone che lo meritano, però di contro anche permettere alla montagna di godere dello sviluppo infrastrutturale che necessita, che in passato c'è stato, che deve essere solamente completato, perché non parliamo neanche di realizzazioni fuori dal mondo, addirittura contenute in un piano d'area che tanti anni fa è stato anche approvato dalla Regione Abruzzo. Quindi si tratta solamente di rimettere un po' a posto le cose sul Gran Sasso, senza isterismi, senza radicalismi, perché non c'è nessuna intenzione di andare a minare l'integrità di un posto meraviglioso e che fa parte dell'affetto di tutti i cittadini aquilani e non soltanto. Un piano di sviluppo complessivo per il Gran Sasso, ha precisato Biondi, per il quale sono state chieste ulteriori risorse alla struttura tecnica di missione, in particolare per la cabinovia di Montecristo, per l'albergo di Campo Imperatore, per l'ostello, per l'hotel Cristallo, per i sottoservizi, per la sistemazione del parcheggio e del tunnel. Le stime erano provvisorie, quelle di Invitalia. Ora in fase di progettazione ci si è reso conto che servivano ulteriori 8 milioni di euro. Non ci serviranno domani, ha chiarito Biondi, ma è bene che i fondi vengano inseriti. Sul centro turistico il sindaco ha chiarito che va individuata una forma di gestione che funzioni in futuro, anche per assicurare tutti i posti di lavoro.